La riduzione dei permessi di soggiorno rischia di esporre tanti a un futuro incerto. Il presidente della CEI, Gualtiero Bassetti, interviene sulle politiche di accoglienza dopo l'approvazione del decreto Salvini da parte del governo. Se basta il primo grado per espellere, aggiunge il cardinale, si fa qualcosa che non è in Costituzione. Per la Chiesa non c'è alternativa alla solidarietà e all'integrazione. Discussione serrata in maggioranza sulla nota di aggiornamento al DEF. Movimento 5 Stelle e Lega hanno tenuto il punto sulle rispettive richieste. La legge Fornero per la Lega e il reddito di cittadinanza per il Movimento 5 Stelle. Sotto pressione il ministro dell'Economia Giovanni Tria, al quale spetta il compito di indicare le coperture. Non arretriamo di un centimetro, dice il vicepresidente Luigi Di Maio. Nel 2018 in Italia ci sono stati 373.000 nuovi casi di tumore. La forma più frequente è quella al seno, seguita dal cancro del colon retto e da quello al polmone. Questi numeri del dossier sul cancro in Italia presentato al Ministero della Salute. Rispetto al 2017 sono stati 4.300 nuovi casi, mentre i tassi di sopravvivenza sono peggiori al sud. Una proposta di legge per mettere ordine nella materia dei tirocini contro gli abusi dei falsi stage. L'ha presentata il deputato del PD Massimo Ungaro, illustrandola durante una conferenza alla Camera assieme alla vice capogruppo a Montecitorio, Chiara Gribaudo. Si stabilisce che il tirocinio non duri più di 3 mesi, 6 mesi se si tratta di lavori dal profilo intellettuale, e si introduce un rimborso minimo mensile di 350 euro lordi.